Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il calciomercato sta per entrare nel vivo perché in realtà, come sapete, è il 1° settembre, il giorno di inizio, però diciamo che praticamente col fatto che sia tutto traslato in avanti, il calciomercato ce ne sembra un po' stato, almeno in via non ufficiale. E sorpresa di oggi, perché nessuno sapeva, nessuno sa chi sia questo giocatore, ma sorpresa perché nessuno sapeva fino a qualche ora fa della presenza di questa trattativa che sarebbe in divenire è quasi certa, almeno per come ne parlano, anche per tipo di cifre, per il tipo di tipologia di trattativa sembrerebbe ormai fatta. Parliamo di McKennie, che è questo giocatore giovane, che nessuno di noi, sinceramente neanche io, conosciamo l'esistenza di questo giocatore. Perché? Perché viene dallo Schalke, è molto giovane, è americano, e quindi magari non è che seguiamo moltissimo lo Schalke, la Bundesliga, la nazionale americana e così via. È chiaro anche normalmente non conoscere questi personaggi, che magari sono dei giovani che vengono tenuti d'occhio dagli osservatori, osservatori come Paratici, che al di là di quello che è il suo ruolo di dirigente, sicuramente è un abile osservatore. Penso che la sua grande qualità e dote sia quello di osservare i talenti. Fu così che arrivò Vidal, fu così che arrivò Pogba. Al di là di quelli che sono i numeri, ma in realtà il talento spesso, almeno per quanto riguarda Paratici, al di là dei nomi magari dissonanti che sono più presi tipo Rabiot, Ramsey per dinamiche diverse, però questi talenti che noi non conosciamo spesso sono i talenti che si rivelano poi a lungo andare vincenti. Su questo confido molto in Paratici, in questo suo fiuto. Si parla di questo McKennie, classe 98, 21-22 anni, americano, ha avuto anche, poche presenze insomma in nazionale maggiore è USA, quindi una cosa un po' strana perché non siamo abituati noi americani in Italia. L'ultimo credo che fu quello del Chievo, non mi ricordo neanche il nome, però quello pelato per dire, e poi basta, non mi ricordo altri. Un giovane che viene proposto come centrocampista, qualcuno guardando i video, perché poi tutti quanti sono messi a guardare i video su YouTube, le miglior skill e così via, dicono che sia una sorta di Emre Can, quindi quel centrocampista duttile, tanto che molti ne parlano come tuttocampista perché sa fare diverse cose, cose molto utile in questa cosa qua, e che è molto utile per Pirlo, che intanto bisogna capire poi intanto se arriva, innanzitutto quando è ufficiale e per chi arriva. Qualcuno ipotizzava Under 23, ma io penso anche per l'età che possa stare benissimo in prima squadra, perché parliamoci chiaro, comunque ha poco più di 20 anni, non è che ne abbia 15, quindi è chiaro che comunque potrebbe essere una bella scommessa. La cosa che mi entusiasma, al di là del fatto che l'abbia scelto in qualche modo Paratici sicuramente, appunto perché è sconosciuto, mi entusiasma, perché sono curioso di vedere chi è, com'è, ma anche le cifre, perché si parla di un prestito oneroso di 3 milioni circa, più 18 di scatto. Quindi questa cifra vuol dire cosa? Che io lo prendo in prestito e vediamo com'è. Quindi comunque ti assumi un rischio minimo, marginale, dovuto al fatto che comunque il giocatore potrebbe anche non far bene, speriamo di no, ma potrebbe essere così, e quindi non lo riscatti e finisce là il discorso. Quindi anche i numeri, tutte queste cifre qua sono veramente molto buone, positive per quanto riguarda questa trattativa. Sono veramente entusiasmato anche da un altro fatto, quindi sono tre i motivi. Il fatto che nessuno ne aveva mai parlato, nessuno fino a quando Di Marzio, Sky praticamente ha detto che c'era questa cosa in ballo, nessuno ne aveva mai parlato. Tanto nessuno menzionava questo giocatore qua, e questo ricorda un po', molti dicono, in modo anche giusto, molti dicono Vidal se ne parlava, sì, si conosceva, però effettivamente quando arrivò Vidal, chi di noi avrebbe scommesso un euro sul fatto che Vidal sarebbe diventato quel Vidal? Nessuno. E quindi potrebbe essere una trattativa molto simile. Quindi mi entusiasma il fatto che non si sapesse nulla. Questo anche un po' conferma il fatto che la Juventus lavora in silenzio sempre. E penso sempre che tutti i discorsi che troviamo, tutte le indiscrezioni che vengono fatte per via non ufficiosa, quindi tutti i vari guru di mercato, no, gli insider, le fonti, queste cose qua, siano tutte legate al fatto che effettivamente chi parla non è in società, ma fuori, chi orbita intorno alla società, gli agenti e così via. Penso che siano molti agenti che lasciano trapelare troppe cose, che non sarebbe giusto, però chiaramente non essendo legati da nessun vincolo contrattuale con le società, appunto, di cui poi a cui portano gli assistiti, chiaramente scappano le cose. Perché ricordiamoci che sono aziende, Juventus, ma tutte le aziende hanno, quando firmi un contratto, anche banalmente io quando firmo un contratto da impiegato, firmi delle cose affinché non si vengono divulgate, quelli che sono poi i segreti industriali, in realtà sono divulgate ciò di cui i dati che vedi sotto mano. E avere dati come questi, nel caso del calciomercato, i dati delle persone che stai trattando, dei contratti che stai portando avanti, dei nomi e così via, è un danno, perché poi viene a sapere chiaramente che questa società sta puntando a questo giocatore che è rivale di un'altra squadra. Quindi tutto ciò che esce perché qualcuno lo dice, perché qualche volta mi ha fatto uscire per sviare l'attenzione, un po' di tattica di calciomercato, ma soprattutto perché secondo me intorno a gente così viene parlano, non dovrebbero farlo, ma lo fanno. Quindi secondo me
questa cosa qua potrebbe essere vista così. E quindi mi fa piacere che la Juventus abbia lavorato dietro le quinte in silenzio e sputa questo nome, nessuno sa nulla, e tutti a informarsi su chi sia questo McKennie. E qualcuno mi pare che non ho conferme di queste, però mi pare che questa cosa qua, anche per darvi un po' così, un po' a farvi assaporare un po' la notizia, sia in qualche modo, mi pare, questo giocatore della scuderia di Aouar, come si, quello del Lione, ragazzi, quello di cui parliamo sempre. E come sempre, quando c'è questo collegamento, insomma, io ve la butto là perché l'ho letta, poi non sono sicuro, magari cercate conferma. Però se fosse così, cioè, così, di più due, come sapete. Un po' come funziona con il discorso Raiola, Matuidi è uscito perché De Ligt è entrato, perché in futuro potrebbe entrare e uscire qualcun altro. Quindi avete capito, i rapporti con la gente si formano anche in queste modalità qua, in questi rapporti di ti do qualcuno, mi prendi qualcuno e cose via. Quindi attenzioniamo un po' l'ambiente, la situazione, il clima. Niente ragazzi, io non mi chiedo tanto cosa ne pensate di McKennie perché magari non lo conoscete neanche voi, vi chiedo piuttosto di dire quello che pensate del discorso di come la Juventus sta lavorando, di come sta costruendo a Pirlo una squadra giovane, più giovane e imprevedibile, perché giocatori come questi che non vengono molto conosciuti, che non sono molto conosciuti, possono essere un fattore di imprevedibilità molto interessante. Sono curioso anche vedere Pirlo poi, sempre rimandando a quell'aggressività, se perdo palla, la palla vado subito a recuperarla. Giocatori come McKennie, per come vengono presentati, potrebbero essere quella soluzione. Vedremo, sono molto curioso di vedere Pirlo e la sua squadra e questi giocatori di cui non conosciamo bene le capacità, le qualità, ma anche uno come Arthur, ad esempio. Quindi si sta veramente creando a Juventus il futuro. Forza di quella prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo